L'attività della scuola estiva di orientamento di Sant'Anna Ius prosegue anche alla sera con diverse iniziative. Questo è l'incontro all'aperto tra gli studenti alla vigilia della scelta dell'università e gli allievi di queste due scuole universitarie superiori. Ci siamo ritrovati nel pratino antistante il chiostro, abbiamo fatto un'attività informale in cui abbiamo presentato rispettivamente ciascuno il proprio settore e abbiamo riservato alcuni minuti per rispondere in modo preciso, puntuale ed informale alle domande di coloro che si stanno orientando in questa scuola. È stato un momento molto interessante e credo molto proficuo per i ragazzi che ci hanno ringraziato e speriamo di averne altri altrettanto interessanti nei giorni seguenti. Sono arrivate tante domande. Molte domande, molto puntuali, molto precise. Questo è un trend che riscontro anche negli ultimi anni. C'è diciamo una crescita dell'interesse ma anche della competenza e della puntualità nelle domande da parte dei ragazzi. Ci sono anche i momenti di gioco, almeno all'apparenza, e di esercizio, soprattutto motivazionale. Un team di esperti guida queste azioni. Alla nostra telecamera sembrano piuttosto dei giochini. Questa è la magia e anche l'aspetto più spontaneo di tutta questa metodologia, cioè da un lato si recupera la spontaneità del gioco e quindi tutti tornano bambini quando vedono palline, corde e elementi così infantili e così giocosi. Dietro però alla struttura dell'esercitazione ci stanno delle chiare regole, dei vincoli molto seri, degli obiettivi, delle tempistiche, che sono poi questi gli elementi che fanno oggi la differenza quando tu lavori in un mondo sempre più competitivo, in un mondo sempre più globale. La gestione del tempo, la gestione degli obiettivi, sapere all'interno di certi vincoli trovare nuove soluzioni a un problema, questo fa la differenza e lo puoi fare anche giocando con le palline. La terza giornata dell'orientamento ha previsto ancora una volta il modello delle lezioni dibattito su temi di grande interesse per tutti. Prendiamo il primo, l'inquinamento ambientale e i cambiamenti climatici, colpa dell'uomo? Sì, la responsabilità dell'uomo attualmente è stata accertata e accettata da tutti. Quindi l'uomo, oltre ad avere la responsabilità di avere provocato questi cambiamenti, ha anche la responsabilità per cercare di contrastarne gli effetti. Si sta facendo qualcosa? La ricerca è indirizzata con questo scopo, si sta facendo molto, però c'è ancora molto da fare. Un campo di punta in questo ambito è quello che prevede la ricerca di nuove tecniche, la messa a punto di nuove tecniche in agricoltura per aumentare la quantità di CO2, il carbonio in realtà, stoccato nel suolo. E questo è molto importante perché potrebbe consentire una delle strategie di mitigazione. La ricerca che fa lei, professore, come può contribuire ad arginare gli effetti negativi dell'inquinamento sull'ambiente, sull'agricoltura, sull'uomo stesso? Allora, la ricerca che noi facciamo è sulla genetica delle piante, quindi cercare di capire quali sono i meccanismi genetici che controllano le caratteristiche delle piante e anche la risposta della pianta a stress e condizioni ambientali. E quindi il contributo che noi possiamo dare è, una volta capiti i meccanismi, utilizzare l'informazione per sviluppare nuove varietà o aiutare a sviluppare nuove varietà che si inseriscano meglio in un sistema di agricoltura sostenibile, che è quello che noi abbiamo bisogno per questo secolo. Le scoperte della genetica certo possono dare risposte, ma spesso quando se ne parla si introduce anche il tema degli OGM ed è un tema spinoso, controverso. Come tutte le tecnologie bisogna analizzarla da un punto di vista razionale e critico, dipende caso per caso, quindi da un punto di vista del contributo che l'OGM può dare alla comprensione dei meccanismi molecolari è uno strumento fondamentale. Per quanto riguarda lo sviluppo di piante che effettivamente abbiano delle caratteristiche migliorate, c'è ancora da lavorare parecchio. Altro argomento che scuote i ragazzi e favorisce un bel confronto è il confine tra menti biologiche e menti artificiali. Se ne parla da due punti di vista, quello della ricerca tecnologica e quello della filosofia. Le menti artificiali ancora non esistono, però la ricerca sta progredendo in modo tale da arrivare a questo traguardo, credo, perché ci sono tante tecniche di intelligenza artificiale, come le reti neuronali, che cercano di replicare il funzionamento del cervello
e con il progredire della potenza di calcolo queste tecniche, molti sostengono che queste tecniche arriveranno a simulare o comunque a replicare un pensiero cosciente. Qual è il confine della ricerca? Questa è una bella domanda. Il confine della ricerca di solito si sposta sempre in avanti, no? La ricerca consiste nel spostare il confine sempre più avanti. Questa è una caratteristica dell'uomo. Quando ci sarà la parità sostanziale? Tra uomo e macchina? Molti sostengono intorno al 2040-2050. Ma sono davvero la stessa cosa queste due menti, artificiale e biologica? In realtà dipende. I filosofi, come sempre, la pensano in modo diverso. La mia opinione è che sì, possono essere la stessa cosa. E la cosa non è particolarmente strana. La mente per molti è una sorta di software che lavora sul nostro cervello, ma che potrebbe anche lavorare su altri tipi di hardware, e per cui, se, come dire, esseri diversi biologicamente hanno lo stesso tipo di software, possono avere le stesse menti. Ci deve essere comunque un limite etico, secondo lei, secondo i suoi studi, a quella che è la ricerca sulle menti artificiali? Io non credo ci debba essere un limite etico, nel senso che bisogna bloccare la ricerca. Il punto è che quando creiamo però delle menti artificiali, se ci riusciamo, queste menti artificiali, se sono abbastanza sofisticate, devono essere considerate delle persone. Perché una persona non è semplicemente un essere umano, ma è qualcosa che è capace di una vita mentale abbastanza sofisticata, appunto quella che noi diamo alle persone. Nella nostra tradizione Dio è una persona, ma non è un essere umano. Quindi il limite etico c'è, nel senso che una volta che creiamo delle persone, queste persone vanno rispettate come tali. Continua l'esperienza di didattica orientante con i ricercatori di Sant'Anna IUS. Ci muoviamo adesso nell'area umanistica e sociale e il nostro rapido giro comincia idealmente nell'Istituto di Management. Nel nostro istituto ci sono tre aree principali: innovation, sustainability e healthcare, quindi sostenibilità ambientale, innovazione e sanità. In particolare il nostro laboratorio si occupa appunto di sanità. Che è quello che fate vedere ai ragazzi in questa mini visita. Esatto, in realtà noi abbiamo cercato di coinvolgerli in un progetto di ricerca, ovviamente ideato ad hoc per loro, dall'inizio alla fine di tutta la filiera, ecco. Quindi loro hanno partecipato a una piccola indagine sugli stili di vita, quindi parliamo di prevenzione in questo caso, e oggi discuteremo insieme i risultati. Si gioca un po' in questo gruppo che fa capo ai ricercatori dell'Istituto di Economia, si gioca al mercato, a fare il mercato. Assolutamente sì, è un gioco, ma è un gioco che cerca di avere qualcosa di molto vero, e cioè di riprodurre un mercato che poi è la situazione in cui le persone di solito scambiano beni, comprano, può essere il mercato del pesce, può essere il mercato finanziario, ma è una struttura fondamentale per l'economia. Divertente, immagino, coinvolgente. Noi speriamo che sia anche divertente, però speriamo che non sia solo divertente. Credo che veramente dia una percezione di quanto l'economia non funzioni per magia. L'economia è fatta da persone con i loro diversi scopi e con strumenti che permettono di raggiungere questi scopi. L'attività di ricerca nel settore di scienze politiche al Sant'Anna, come viene presentata a questi ragazzi? Quest'oggi viene presentata in chiave diciamo interdisciplinare, che è una delle caratteristiche della scuola, e in particolare abbiamo sollecitato i ragazzi attraverso una metodologia partecipativa a esercitarsi, per così dire, nel linguaggio della filosofia politica e in quello del diritto internazionale. Un altro esempio? Abbiamo chiesto ai ragazzi di riflettere sulla questione del velo integrale per le donne musulmane, chiedendo loro se sono d'accordo o contrari rispetto alle normative che stanno in questo momento prendendo piede in vari stati europei, come per esempio la Francia, il Belgio. C'è una discussione anche in Italia per appunto inserire questo divieto di indossare il velo integrale. Qui siamo nell'area del diritto, delle scienze giuridiche, e lei ha fatto degli esempi molto concreti, molto attuali, direi. Certo, noi oggi affrontiamo un tema attualissimo, soprattutto dopo i fatti di ieri sera a Istanbul, dopo l'attacco terroristico all'aeroporto Ataturk. Affrontiamo il problema di come il diritto penale debba rapportarsi e relazionarsi con il terrorista, cioè con quel soggetto che minaccia nel profondo le nostre società, il nostro vivere comune. La domanda che ho posto ai ragazzi e che soprattutto ci poniamo nell'ambito delle ricerche dell'Istituto è se
si possa conciliare la lotta al terrorismo interno ed internazionale con le garanzie dei diritti fondamentali. A questa non è una risposta facile, però i ragazzi hanno sicuramente hanno avuto delle ottime intuizioni che condividiamo e su cui spero ci sarà un maggiore dibattito. Ci sono anche i ricercatori di un centro di ricerca dello IUS di Pavia, il centro NETS, ovvero? Neurocognition, Epistemology and Theoretical Syntax. Cioè, cosa fate e cosa ricercate? Allora, in realtà il carattere innovativo del nostro centro di ricerca è l'interdisciplinarietà. Cioè l'idea è appunto far cooperare più discipline come neuroscienze, linguistica e filosofia. Quindi il nome racchiude un po' queste tre macro aree. Proprio per titolo, un esempio di ricerca che state conducendo? Allora, io personalmente mi sto occupando di psicolinguistica, dislessia, disturbo specifico del linguaggio, mentre la mia collega afasia. Poi abbiamo logica, filosofia della matematica, insomma, più ricerche correnti.